Piccola parentesi pre-video, in quanto non registrando da un po' me lo sono leggermente scordato, vi ricordo server Discord del canale, link in descrizione e nel primo commento, per trovare nuove persone con cui giocare a COD Zombies su qualunque Zombies e su qualunque piattaforma. E con un po' di fortuna riuscite a beccare pure me. Allora, ragazzuoli, tranquilli, il video va, sta semplicemente caricando la custom. Oggi ci troviamo su una custom gun game platform, potremmo definirla così. E ovviamente ho messo anche una mod che diciamo non è solo grafica, ma che ho lo schema comando invertito, giustamente. Andiamo bene! Dicevo, non è solo grafica, ma andrò a farci anche un altro video inerente più in là. Come potete vedere, waifu, ragazzi. Sì, e sono fatte molto bene. Però ne riparleremo dopo. Allora, vi dicevo, siamo su questa custom, come potete vedere è un gun game, che però appunto è platform, in quanto qua apriamo la piattaforma, tac, si va su quelle dopo, si fa tutto il giro e dobbiamo finire le armi. Ora, io era tanto che volevo farci un video su questa custom, solo che avevo provato a giocarla in privato, avevo provato a giocarla con dei ragazzi del Discord, però non sono mai riuscito a finirla. Ah, poi per la cronaca, ciao bro, ringrazio Andrea, un ragazzo del server, per avermi fatto conoscere tra l'altro questa mod, che vi ripeto non è solo grafica, ma ne approfondiremo più in là. Ora, questo diciamo è un video un po' più che per i nuovi iscritti, per quelli vecchi. Infatti ho visto che siamo arrivati a 200, a 1200 iscritti. Mica che collateral. Dicevo, butta via, non me l'ero neanche accorto. Ora, mi dispiace che non sto più caricando, però appunto in questo video andiamo un attimino a dire, bro, che fine hai fatto? Andiamo a fare un attimino lo spiegone, però d'altro canto è una legge non scritta. Se non sei uno youtuber di COD Zombies e ogni tanto non sparisci, non sei un vero youtuber di COD Zombies. Allora, Max Sam mi ricarica anche le armi nel caricatore. Sì, le armi, buona. E i proiettili. Solo che l'unico, diciamo, difetto di questa mappa è che dà il bonus della minigun e il bonus del pack-a-punch, che in realtà sono un malus e basta, perché da una parte sei un mitraglione, GG, ti ricarica il caricatore. Solo che ti fa l'animazione dell'arma, che poi in realtà però, ecco, tipo adesso però non posso fare il cambio dell'arma, non dovevo ricaricare. Bro. Dicevo, piccolo problema è che appunto in realtà non ti pacca pancia le armi e non ti dà la minigun, però ti fa l'animazione, quindi se ti viene uno zombie intorno, diciamo che potresti piangere lacrime amare, mettiamola così. Intanto, io direi che possiamo prendere il quick, possiamo aprire la prossima porta e appena abbiamo 2005 andiamo a prendere il jug. Ora, purtroppo ho dovuto mettere gli effetti sonori quasi a zero, in quanto altro problemino di questa custom, a parte una musichina di sottofondo abbastanza orribile. Ma poi, a parte il fatto che è brutta, non so se è copyrightata o altro, quindi felicemente è evitabile di farvela sentire. Comunque, allora, vediamo un attimino un po' il riassunto del cosa ho fatto, dove sono stato, cosa è successo. Normalmente questa estate io avevo detto che dopo la maturità avrei voluto iniziare a ricaricare video un attimino più costantemente. Però c'è stato, diciamo, un imprevisto non trascurabile, ovvero il caldo. Perché praticamente nella stanzina dove io registro, fate conto, d'estate, se fuori ci sono 40 gradi, dentro ce ne sono 60. Proprio detto a mani basse, quindi al di là che io non riesco a starci, figuratevi il computer che mi scoppia praticamente. Poi, trascurando quello, io la prima settimana di settembre, quindi quando aveva, diciamo, iniziato a rinfrescare leggermente, che poi in realtà è ritornato il caldo, ho iniziato a lavorare. Sto lavorando in un negozio di giocattoli, faccio... Ora muoio. Ok, tutto a posto. Faccio, diciamo, un po' il tappabuchi, faccio il magazziniere, cassiere, consulenze clienti, faccio un po' di tutto. Però comunque, essendo stagista, è un lavoro che mi tiene occupato 40 ore alla settimana, ok? Di conseguenza, io parto di casa, diciamo, 10 alle 9, le 9 circa. Poi, siccome con la moto guido come un matto a 130 su 50, sorpassi in curva, chi più ne ha più ne metta, arrivo al lavoro verso le 9 un quarto, diciamo rispettando i limiti di velocità e non facendo cavolate, ci arrivate in circa mezz'ora. No. Oddio, che culo!
Effettivamente sì, avete un bel culo, tra l'altro. Tra l'altro, vi prometto che per questa volta vi lascio il link della custom in descrizione, visto che me lo dicete sempre, io giustamente, bastardo che sono, non lo faccio mai. Vi stavo dicendo, io parto di casa comunque verso le 9 o poco prima. Arrivo verso le 9 e un quarto. Bello il Venomix, un'arma che non dovrebbe stare su zombie. Ti prego, bro, esplodi. Grazie. Andiamo alla prossima isola. E appunto... io arrivo verso 9 e un quarto, solo che io prima che torno a casa sono praticamente le 8 di sera passate. Ora, essendo che è un lavoro che faccio orario spezzato, io praticamente lavoro fino a 1 e poi sto da 1 alle 3 a, diciamo, grattarmi le scatole fino... Oddio bro. A grattarmi le scatole fino alle 7 e mezzo circa. Di conseguenza, cioè sì, buona fine, 7 e mezzo circa. Dall'1 alle 3 a grattarmi le scatole e poi appunto dalle 3 alle 7 e mezzo li sono in turno. Solo che anche lì appunto poi prima che torno a casa, tra l'altro vedete anche il bonus del pacapancio, grazie di avermi ricaricato, però l'arma pacapanciata non mi avrebbe fatto schifo. Anche questa bomba non mi fa schifo. E appunto il lavoro alla fine mi tiene occupato tutto il giorno perché poi, diciamo, già devo fare 20 km per arrivarci e 20 km per tornarci la sera. Se poi mi faccio anche altri 20 km ad andare e tornare durante la pausa pranzo, ora io non so voi, ma personalmente a me la benzina non me la regala nessuno. Questa è benzina. Quindi per il momento, essendo stagista, diciamo, fino all'anno nuovo sicuramente ho queste 40 ore settimanali, quindi la possibilità di pubblicare è molto bassa. Poi durante i giorni liberi che ho sono nel periodo della raccolta delle olive, quindi diciamo che ora come ora è un attimino... un lavorare, aiuto, e diciamo un attimino lavorare un 7 su 7, quindi non è la massima aspirazione della mia vita, però ehi, che fai, te ne privi? Anche perché poi spesso quando esco poi dal lavoro alle 7 e mezzo faccio tipo una corsa fortissima in palestra, perché oh, bro, qua bisogna mettere massa, non è che arriva l'inverno e ti prendi la scusa o è caldo l'estate e ti prendi un'altra scusa. Poi, ora trascurando il discorso lavoro appunto, andiamo un attimino a parlare del discorso maturità, che me l'avete chiesto in tanti, infatti quest'anno a giugno ho preso il diploma. Ora, quadrettino generale, io ho fatto il primo anno all'ITIS, indirizzo meccatronica e energia, però mi sono letteralmente andato lì a dire ragazzi bocciatemi, fatemi sta cortesia. E sono andato al liceo artistico, mannaggia a me, dico solo questo. Tra l'altro ho 11.000 punti, magari potrei anche fare... diciamo avanzare di piattaforma, perché vedi, facendo il discorso mi perdo, però anche qui la double tap sicuramente non dispiace. Allora, dicevo, ho fatto liceo artistico per tutti e 5 gli anni, poi alla fine del biennio avevo provato a cambiare, ma causa Covid non è stato proprio semplicissimo, infatti non ho avuto tale occasione. E quindi arrivo all'ultimo anno, dove la commissione d'esame ritorna normale, un po' interni, un po' esterni, e ci hanno fatto l'esame come se noi fossimo stati 5 anni in presenza, ma in realtà la maggior parte del triennio eravamo a casa. Oddio, non che mi dispiacesse, se devo dire la verità. Comunque, vabbè, saltiamo direi tutta la parte nel mezzo e arriviamo all'ultimo anno, dove arrivo che anche lì, diciamo, mi hanno passato un po' perché mi volevano bene, perché ora, sono sincero, a me, per me la scuola è sempre stata una penitenza. Sia perché... non nego che io studiare, diciamo, non è proprio la passione della mia vita, salvo cose che magari possono interessarmi. E anche perché, diciamo, ho avuto come compagni di classe per tutti gli anni delle persone che erano una peggio dell'altra, tanto voleva prenderle e tirarle in un vulcano, però facciamo finta. Tra l'altro, arma 25, iniziano le armi pacapanciate. Not too bad. E comunque, trascurando questo fatto che, appunto, io la scuola, ripeto, l'ho sofferta veramente, veramente tanto... arriviamo poi appunto all'esame, dove c'è stata la prima prova scritta di italiano. Anche se no, prima vorrei aprire questa piccola parentesi che magari potrà strappare un sorriso a qualcuno. Dove nella simulazione appunto della prima prova di italiano mi sono ritrovata a fare un tema su Hitler, era una roba del genere. Solo che il voto è stato 4,5 se non ricordo male, perché avevo detto che... Hitler aveva solo dei buoni, cioè aveva dei buoni propositi, però diciamo che li ha realizzati nel modo sbagliato, però tutto sommato poteva non essere così male, e l'ho paragonato a Thanos. Fatto collateral, che bello, tra l'altro se prendo questo... ah, il bonus del pacapancia, le armi pacapanciate mi dà... ok, ecco, questo è già, diciamo, un punto di vista un po' più interessante, poi se un trasformato me lo fai... non è che ti dico di no, eh? No. No, sono saltato!
insomma, Hitler paragonato a Thanos e tutte care cose. E cioè, boh, secondo me tutto sommato non era poi un tema così brutta, però evidentemente la critica non la pensava come me, e vabbè, d'altronde che vuoi farci. Ora, arrivando appunto all'esame vero e proprio, la prova d'italiano era andata discretamente bene, se non sbaglio avevo preso qualcosa tipo 13-15esimi, se non 13-15esimi, buona 13-20esimi, e purtroppo è stato uno dei voti più alti, quindi anche questo, diciamo, mi ha dato una discreta tristezza. Per poi arrivare invece anche alla prova di progettazione, dove lì avevo preso... Che bonus è? Oddio, il bonus della clessidra. Ti prego. Grazie. Dicevo, 15-20esimi alla prova di progettazione, che anche lì è tristemente stato uno dei voti più alti. Quindi per farvi capire, diciamo, la situazione generale. Però, vabbè. Diciamo che ci sono casi e casi. E poi arriviamo all'orale, dove... diciamo è stata un attimino tragica la situazione, in quanto arrivo all'orale che... Allora, uno, non avevo studiato una ciofeca, non avevo voglia, sono proprio sincero, ragazzi. Cioè, qualcosina sì, qualcosina no, magari delle mappe che avevo fatto in precedenza, me le sono riguardate, ma è finita lì. E poi ci sono alcune cose che in generale durante l'anno non le ho proprio mai studiate, ok? Quindi per farvi un esempio, una di queste era D'Annunzio, che mi ha sempre fatto un attimino cagare le scatole. Ora, io arrivo lì, che tra l'altro ero il primo della mia scuola, il primo giorno a fare l'esame. E qua che perca abbiamo? Bah, sentimento. Insomma, arrivo lì, che ero il primo della scuola, il primo giorno. E mi riescono così. Sulla LIM c'è una bellissima cartella con un PDF. L'apro. E c'era un articolo di giornale, di cui si leggeva solo il titolo, ovviamente. D'Annunzio, Battaglia del Fiume. Ora... io, D'Annunzio, come ho già detto, non l'avevo studiato per niente. Giampa, mi sono visto malissimo. Ora, stavo dicendo appunto, D'Annunzio era una di quelle cose che l'avevo studiata. No, non l'avevo studiata. Quindi, io arrivo lì, che praticamente mi danno un foglio, una penna, davanti a questo articolo di giornale, davanti alla foto, e mi dicono: ok, hai qualche minuto per prepararti un discorso, poi vai. E io sono stato lì tipo 2 minuti a guardare il cielo... cercando il classico segnale mistico. Poi, una volta veduto che la cosa non accadeva, mi sono, diciamo, cercato di orientare in altre cose, parlando di dipinti inerenti alla guerra, fatti durante la guerra, cercando di svicolare su altri letterati che appunto erano contemporanei alla guerra o che ne hanno effettivamente partecipato. Ora, questo Infinitemmo può essere molto utile, soprattutto con un'arma del genere. Cercando appunto uno svicolo del genere, diciamo, ero riuscito in qualche modo a tirare fuori tutto sommato una bella argomentazione. Solo che appunto si arriva alla fine che quella di italiano, ovviamente, aveva abbassato il voto a tutti. Infatti c'è la maggior parte delle persone all'orale hanno preso circa 7-8 punti. Come ho fatto a finire il video Swine di già non lo so nemmeno io. E appunto 7-8 punti all'orale è un attimino... triste come cosa, però in realtà anche io penso di aver preso, diciamo, dei voti del genere, anche perché io sono arrivato all'orale con il minimo dei crediti possibili, in quanto sono sempre stato rimandato. Ma apri sta porta per cortesia. Le Akimbo? Ok. Che tra l'altro a questo punto mi sa non ci sono mai arrivato. Ora, per l'appunto, stavo dicendo, essendo sempre stato rimandato tutti gli anni, tra l'altro sempre storia dell'arte, avevo proprio i crediti minimi essenziali, che se non sbaglio erano 27, tipo una cosa del genere. Per cui mettici, ok, i punti dell'esame, all'orale, ma non un pochino passato un po' così, infatti sono uscito col 60 preciso. Però alla fine, ehi, che vuoi farci? Questa è la vita. Però sinceramente è un pensiero che sono contento di essermi tolto, infatti ho iniziato fin da subito a cercare lavoro, trascurando appunto qualche... attività che, diciamo, avevo già in maniera amatoriale, se così si può definire. Io qua ci muoio. Mi è dispiaciuto di aver perso quel per due. Siamo ritornati all'inizio? Bello, abbiamo fatto un giro completo. Tra l'altro, vedi che anch'io sono un po' scemo. Quindi ora, quello che voglio comunque dire per chi sta facendo la scuola adesso, per chi sta passando un brutto periodo proprio in generale con la scuola, magari perché si trova male nella sua scuola, i professori sono un po' quello che sono, i compagni sono anche peggio, ci sono passato, so cosa si prova, so che è brutto, ma bro,
cerca di resistere finché puoi e fai il tuo. Tanto alla fine di quelle persone non ne rivedrai più nemmeno una in tutta la tua vita, per cui diciamo cerca di non preoccuparti, di non fartene troppo un tarlo nel cervello, mettiamola così. Ora io direi, detto quello che dovevo, con nuovamente il volume riabbassato in quanto... Che cazzo? No, no, giampa! Ma che perché c'è? La stamina, va bene, io ora... Ah, ho di nuovo... Ho tutti i perk tranne il quick... Ok, questo mi piace. Questo devo dire mi piace. Ora, stavo dicendo, detto quello che volevo dirvi, vediamo se effettivamente potrebbe essere la volta buona che riesco a finire la custom, in quanto mi mancano 10 armi. Ora io vorrei aprire questa piccola parentesi, no? Perché con lo sniper i colpi su zombie vanno dritti senza mirare, mentre sul multi per fare un no-scope devi avere un culo che tua madre basta? Ora, la paura mia più che altro è che mi escano... Che sta a fare... Ok... Pensavo fosse un pompa. Dicevo, la paura mia è che mi escano altri cecchini, perché in quel caso la situazione è problematica. Poi c'è da dire che comunque una volta sbloccate tutte le isole, alla peggio ti resti così come sto io nello spawn, se c'è qualcosa vai via, chi si è visto si è visto. Diciamo che la situazione è molto più gestibile, anche se non troppo in realtà, perché le armi a round 22 iniziano ad avere una certa fatica per uccidere. No, 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 no. Lo sapevo che prima o poi... Ora, non è propriamente uno sniper. Dovrebbe essere... Venom Kaleidospical Silencer. Credo sia comunque un... Una presa per il culo, porca di quella tua grandissima mamma. Giampa, giampa! Dicevo... Credo che... Cioè, a regola penso sia un assalto, tipo il Fall o lo Shiva. Però... Cioè, diciamo che le armi a colpo... Ma oddio, perché poi in realtà ora, trascurando il fatto, rigiampa, il fatto che ha pochi colpi, cioè appunto fanno male, però appunto posso spammarli, non è come un cecchino a colpo singolo. Sapete che in realtà è più worth di un'arma a raffica? Ora io questo per due lo prendo per virilità, diciamo, però all'effettivo non è che ci serva molto, però, oh, attenzione, attenzione, l'M14, giampa, no, sì. Devo uccidere 25 zombie con l'arma corpo a corpo. Io però non sono tanto sicuro, se ti devo dire la verità. Sì, le ammo infinite, ti ringrazio. Ti ringrazio. Sono proprio ciò di cui avevo bisogno. Allora, 6 zombie. 5, 4, 3, 2, 1. Canical Leo, poi Windscan Game. Ti ringrazio, ora posso avere un'arma che spara, per favore? Ok. Ok, 24 round, bomba. Ecco, questa bomba è stata gradita. Io, ragazzi, spero che questo video, dopo un po' vi sia piaciuto. Avevo veramente tantissima voglia di rigiocare a COD, avevo tantissima voglia di rifare un video.